Salve ragazzi, io sono Escobar. Vi do un benvenuto sul mio canale. Per chi non fosse praticamente ancora iscritto, si iscriva, mi lasci un commento e un bel like. Oggi ci ritroviamo praticamente in un cambiamento epocale del canale. Per quale motivo cambiamento epocale vi starete chiedendo? Vi starete chiedendo, e vai, sono dislessico a questo punto della giornata, anche perché sono uscito stamattina, poi sono... mi sono addormentato, mi sono svegliato da poco, quindi non mi dite nulla, sono un po', diciamo, frastornato. Il cambiamento consiste nel fatto che la mia ragazza mi ha regalato la nuova videocamera, una videocamera full HD, e magari... cioè, usciranno molto molto meglio i video, credo, sì. Oggi di cosa vogliamo parlare? Ah, un ringraziamento, l'ho detto, alla mia dolce metà, che per il mio compleanno della venerante età di 24 anni mi ha regalato questa bellissima, 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 bellissima videocamera della Panasonic che io adoro. Comunque ragazzi, oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo, su richiesta di moltissimi, del Corridoras Paleatus, per quanto riguarda dall'accoppiamento fino comunque alla... gestione degli avannotti. Per quanto riguarda l'accoppiamento e tutto, allora, il Corridoras Paleatus innanzitutto è un pesce da fondo, tende praticamente durante la giornata ad assumere comunque aria, a metabolizzare l'aria attraverso lo stomaco, quindi respira dalla superficie, va sott'acqua, metabolizza e fa questo comunque per la respirazione. Suppongo che lo faccia per motivi, diciamo, di necessità per quanto riguarda il proprio ecosistema, in quanto comunque credo che dove quest'ultimo abiti non ci sia moltissimo ossigeno, diciamo l'ambiente naturale di origine, cioè di provenienza. Comunque l'accoppiamento avviene nel momento in cui si è consci del fatto che vi deve essere un rapporto comunque numerale, di numero, di una femmina con 4-5 maschi, per far sì praticamente che avvenga la fecondazione delle uova stesse. Detto ciò, sarà necessario in tal contesto cosa fare. Durante i cambi dell'acqua, che dovranno comunque avvenire diciamo del 40-50%, dovrà essere praticamente definita, dovrà essere comunque presa un'acqua che ha un 1 o 2 gradi in meno rispetto comunque a quelle in cui si trovano in quel momento. Dovranno loro stessi, loro comunque, diciamo, rituale dell'accoppiamento inizierà nel momento in cui piove, si abbassano le temperature e cala il livello dell'acqua. Queste sono le tre variabili praticamente che definiscono l'accoppiamento dei cori. Io adesso sono 7 anni che l'allevo, quindi però posso dire con certezza. Quando praticamente depongono le uova, la femmina depone praticamente le uova, prima le tiene praticamente sotto le pinne ventrali, dove praticamente in quel punto stesso avviene la fecondazione, per poi schiaffarle vicino praticamente alla parete del vetro o sotto le piante o vicino a qualsiasi aggeggio che si trova nell'acquario stesso. Il problema è quando prenderle. Le uova vanno prese nel momento in cui diventano solide, perché inizialmente sono talmente fragili che un piccolo tocco comunque potrebbe frammentarle, rompere, farle scoppiare, quindi di conseguenza sarà necessario aspettare il giusto momento. Si aspetterà dunque un tot di ore per quanto riguarda la raccolta delle stesse e la messa di queste ultime all'interno di piccoli contenitori, la cui comunque capienza d'acqua è molto ridotta e il cui livello è molto basso, in modo da praticamente da poterle gestire, anche perché dovrete diciamo selezionarle come avete visto comunque nei video precedenti, e poi onde evitare che ammuffiscano, essere spostate con acqua diversa, cioè in pratica dovete comunque cambiargli l'acqua giornalmente. Non ve lo dimenticate, se no si ammuffisce qualche uovo.
Che altro? Nel momento in cui, diciamo, passano dai 3 giorni alla settimana, poi in base alla temperatura, all'età del cori, alla grandezza dell'uovo, perché comunque in base anche all'età del Corydoras palaeatus varieranno anche la grandezza delle uova e il numero delle stesse. Di conseguenza, perché comunque me ne accorgo che ho una cori da 7 anni che produce uova molto più grosse della figlia, la mia cori più piccola che ce l'ho nella vasca di sotto, dove mi produce comunque uova molto più piccole e meno uova rispetto alla madre. Quindi di conseguenza vi posso dire con certezza, diciamo matematica, che più sono grandi, più le uova saranno e più saranno grandi. Quindi più ne saranno, più ne saranno grandi, più saranno grandi. Una volta praticamente passati questi 3 giorni alla settimana, in cui dovete cambiare l'acqua giornalmente, le maci potrebbero volere anche 10 giorni. In questo periodo le uova da bianche a avorio si diverranno comunque grigie e poi nere. Nel nero identificherà la mannotto che sta crescendo. Io vi sto dicendo il Corydoras palaeatus, non gli altri, perché questa è una mia esperienza diretta con i cori palaeatus. Una volta praticamente nati, il guscio rimarrà al di sopra comunque della parte superiore del corpo per un determinato periodo di tempo, fino a quando praticamente loro stessi non elimineranno o sarete voi ad eliminarlo. Io ad esempio lo faccio con un po' di stuzzicadenti, e la mia esperienza è l'incisione più l'eliminazione del guscio stesso. Oltre ciò, cosa possiamo affermare? Possiamo anche dire che certi piccoli nasceranno con la schiena storta. Per quale motivo? Per il semplice motivo che non riusciranno a uscire in un periodo definito in cui loro stessi dovranno assumere una posizione, diciamo, retta, cioè non praticamente curvata nel guscio stesso, perché se rimangono più tempo nel guscio tenderanno comunque a curvarsi e a rimanere curvi anche durante la crescita. Questo me ne sono accorto durante il tempo. Dopo praticamente la schiusa dovrà essere utilizzato un contenitore dai 40-60 litri, dove dovrà essere inserito al massimo un volume d'acqua, non un volume d'acqua, diciamo un po', cioè dell'acqua che arrivi all'altezza di 5 cm dal basso, quindi la profondità sarà 5 cm, in modo tale praticamente che i piccoli cori possano da sotto arrivare a sopra, prendere l'aria che necessitano e riscendere. Consiglio che vi do è di dare a giorni alterni l'artemia salina decapsulata, dopo averla comunque introdotta in una siringa e spruzzata sul fondo. Che altro devo dirvi? Fatemi sentire. Ah sì, dopo questa cosa qui dell'artemia salina decapsulata del contenitore da 40-60 litri dovrà essere utilizzato per circa, diciamo, 2 mesi. Fin quando comunque il cori non assumerà almeno una grandezza minima. Dovete sapere che il Corydoras è molto influenzato per quanto riguarda la crescita dalla grandezza dell'ambiente, cioè dal volume dell'ambiente dove vive. Più praticamente è grande, più il cori paleatus avrà una grandezza comunque maggiore. Un altro consiglio che vi posso dare è di quando allevate i vostri cori, di guardare attentamente se è rimasto il guscio al di sopra di essi ed eliminarlo se comunque persiste, perché le pinnette laterali non riusciranno comunque a stendersi e quest'ultimo avrà un handicap a vita. Dopo ciò, dopo passate 4 settimane, il cori comunque avrà la codina, perché prima ha una sorta praticamente di puntina, non una coda. Poi avanzando praticamente con l'età spunteranno anche le altre cose, si coloreranno, usciranno i baffetti, cosa stupenda, io le adoro, i piccolini, per poi comunque giungere all'età adulta dopo 1 anno e mezzo. Questa è una cosa che posso dire con la mia esperienza diretta, che i cori sono molto sensibili all'inquinamento, specialmente da piccoli. Da grandi sono molto più resistenti, specialmente paleatus, ma vi ricordo e vi dico di cambiare l'acqua giornalmente. Ovviamente cambiando l'acqua giornalmente non vi fate una vasca per i piccoli, ma cioè non la fate maturare. Se cambiate tutti i giorni l'acqua, diciamo il 10-20% non riuscirà mai a maturare, quindi non avete problemi di morti, eccetera, eccetera, perché non sarà mai un acquario maturo, e questa è la cosa che ci interessa. L'acquario maturo servirà solamente dopo le 5 settimane di vita, perché prima di queste 5 settimane non sarà più necessario comunque
avere un acquario maturo, anche perché l'acqua deve essere pulitissima e deve essere nuova, deve essere inserita in continuazione. Ovviamente se volete fare comunque quello che faccio io, allevare cori, dovete comunque pensare al fatto che i cori si riproducono a morte e che il numero dei cori d'Orast sarà sempre tra i 20, 40, fino ad arrivare fino ai 100 esemplari, perché in questo periodo, nel periodo delle piogge, cioè, quando cambia il tempo, vediamo un po', da marzo in poi, fino a praticamente da marzo fino a giugno, spareranno uova a non finire e dovrete occuparvene, quindi pensate solamente a questo e a dove metterli, perché l'importante quando si ha un acquario, quando si ha dei piccoli, capire quanti ne sono, dove metterli, dove farli crescere e a chi darli, perché poi non sapete cosa farne. Adesso ne sto allevando 62 e non so fisicamente poi come fare, magari li venderò quei 62, ma qualcuna me la terrò, dai, perché sono i primi nipoti dei miei piccoli cori, perché praticamente utilizziamo un quintetto, diciamo così, iniziale, da cui poi sono derivati figli, e dei figli ho avuto i nipoti, quindi diciamo i miei esemplari primari erano i genitori, i nonni in pratica. Che altro dirvi, ragazzi? Per chi non si fosse ancora iscritto al canale, si iscriva. Per chi praticamente non mi conoscesse, sono Esco Baracorieco, so che anche molti conoscenti mi seguono. Vi ringrazio tutti per il sostegno che mi date, raggiungiamo giornalmente traguardi molto importanti e vi dico soltanto che riporre fiducia in me, come non come youtuber ma come persona, è un qualcosa di fantastico, anche perché io vi voglio particolarmente bene in quanto miei iscritti. Ah, e un'altra cosa, visto che c'è un mio iscritto, almeno credo sia un mio iscritto, che mi scrive sempre e ripeto comunque, adesso dirò comunque. Adesso scrivelo sotto, che ripeto sempre comunque. Comunque. Scusate, dovevo farlo. Ringrazio la mia dolce metà per la videocamera, ringrazio voi per seguirmi, vi ricordo praticamente che ho la mia posta sia di lavoro eccetera eccetera, per chi lo volesse contattare per product placement, cioè per pubblicizzare i propri prodotti, a escobaracquarieco@gmail.com. A quello stesso indirizzo potete riferirvi per farmi comunque sapere praticamente se avete un acquario e se volete praticamente che io vi aiuti in certi aspetti, anche perché io posso aiutarvi in certi aspetti del vostro acquario, ma ricordate che il vostro acquario è sempre il vostro acquario, quindi di conseguenza ci dovrà essere sempre qualcosa di vostro. Sapete il fatto di MasterChef, che quando uno cucina gli dicono sempre devi definire ciò che sei in quello che cucini? No, in questo caso nella quota fria dobbiamo definire ciò che siamo attraverso ciò che leviamo e il come lo leviamo. Quindi ci sarà sempre il vostro carattere o i vostri caratteri in ciò che allevate. Mamma mia, mamma mia. Quando mi sveglio ho sempre questa faccia e... Certo che figa sta telecamera, eh? Ragazzi, bando alle ciance, come si chiude? Ciao!